La 29esima edizione del Rally Albastorico si conferma un nuovo grande successo. Per 3 giorni equipaggi, appassionati, amanti delle 4 ruote hanno invaso il piccolo borgo di Capoliveri per assistere alla competizione che quest'anno ha visto oltre 130 adesioni e 12 nazioni rappresentate. Un'edizione con una vittoria d'effetto per i francesi Eric Comas e Yannick Crochet su una Lancia Stratos al 7° appuntamento del campionato europeo rally storici e penultimo del campionato italiano. Un rally che ha visto salire sul podio anche gli albani Andrea Volpi e Michele Maffoni, che hanno gareggiato a bordo di una Volkswagen Golf GT, un equipaggio che dal primo rombo di motori si è imposto all'attenzione generale con prestazioni cronometriche di alta classifica, tanto da orbitare sempre nella top 10 assoluta. È andata bene, diciamo, oltre l'Elvano siamo arrivati 10° assoluti, secondi di raggruppamento in mezzo a 2 performanti Porsche, quindi credo, non per vantarsi, ma credo ottimo risultato. Al termine della competizione sportiva, grande soddisfazione è stata espressa da Luciano Fiori, presidente ACI Livorno Sport ASD. Direi che è finito e siamo veramente soddisfatti anche di questa edizione. Tanto più che possa anticipare questa la notizia, riconfermato per l'anno 2018 il campionato europeo storico.